Il mio libro è un libro di vita vissuta, ero uno scugnizzo, poi sono diventato pugile, dopo il percorso è stranissimo, scugnizzo, pugile, editore, è un percorso diciamo anche ambizioso e mi auguro che i ragazzi hanno l'ambizione di migliorare sempre. Aneddoti e spaccati della Napoli di un tempo, tratti dal volume autobiografico Libri e Cazzotti e raccontati agli alunni di una scuola di San Giovanni a Teduccio dallo scrittore Tullio Pironti. Nella sala convegni Peppino Impastato dell'Istituto Superiore Rosario Livatino prosegue il ciclo di incontri con rappresentanti delle istituzioni e della società civile per educare gli studenti alla cultura della legalità in un territorio difficile. Per noi che viviamo la criminalità ogni giorno, parlare di legalità ancora a scuola è un tema molto importante, diciamo. Per noi è molto importante avere persone come Don Luigi Merola, il sindaco dei Magistris, che ci vengono a trovare molto spesso. Per noi è una mattinata particolare perché Tullio Pironti è una persona che con la sua editoria, con le sue pubblicazioni si iscrive di diritto dentro questo filone e quindi veramente oggi vuole essere la giornata di coronamento anche in chiave localistica rispetto ad un problema chiaramente che è di dimensione nazionale. Il progetto, che si intitola I giovani e le periferie, è promosso dall'assessorato all'istruzione del comune di Napoli e caratterizza da alcuni anni l'offerta formativa di questa scuola della periferia orientale napoletana, impegnata nella riqualificazione del territorio attraverso la crescita culturale. Nella nostra scuola spesso viene Silvana Fucito, che ha più volte anche tenuto lezioni di cultura della legalità ai nostri alunni. È un segnale di riscatto che la scuola vuole lanciare utilizzando l'unico strumento di cui dispone, che è la cultura. Chiaramente poi ci vuole la partecipazione delle istituzioni affinché allo strumento culturale si uniscano anche possibilità di riscatto economico, offerte di lavoro. Nel corso dell'anno scolastico le classi dell'istituto vengono coinvolte anche in uscite didattiche nelle terre confiscate alla Camorra, in un laboratorio teatrale ed in altre iniziative anti-racket per promuovere campagne di acquisto critico.